6 6 6 1 0. Nei cinema. Nino e Rosalia sono una coppia di vecchietti arzilli. Rosalia, dimmi, ti piace la Grecia? Nino, io è bellissima, grazie per questo secondo viaggio di nozze. E te, amore mio, questo è altro. Oggi andiamo a visitare Delfi, il famosissimo oracolo. La gita Delfi però si fa complicata. Beh, damaggi, Nino, tutta questa salita dobbiamo fare, E Rosalia, purtroppo sì, per visitare il tempio questa è la strada, Menenuzzo, il problema non è solo la salita, guarda quanta gente, guarda che fila, E sì, Rosalia, purtroppo qua a Delfi è sempre così, c'è sempre fila a Delfi, Filadelfia, nei cinema. The streets of Philadelphia. Nei cinema. Quando l'amicizia attraversa le difficoltà. E là, Giulio, ci siamo fatti la macchinetta nuova, eh? Oh, beh, che vuoi? Mica potevo andare ancora in giro con quel cassone. E poi ho sempre avuto dei catorci, finalmente ho una macchinetta come si deve. Quando l'amicizia travalica le divergenze. Eh già, prima avevi un appunto, no? Eh no, Gabrione, era una panda. Ah sì, una panda bianca, è vero. Ma che dici, era rosa. Ma che dici tu, me la ricordo, era bianca. Eh no, la panda era rosa. La panda era rosa, nei cinema. Nei cinema. La storia del dietro le quinte di una compagnia teatrale e dell'eterna rivalità tra due prime attrici. Senti, ma alla fine come sono andati i provini per lo spettacolo? Beh, le parti minori sono più o meno tutte assegnate, ma rimane il problema della protagonista. Ma perché, la parte non dovevamo assegnarla a Isabella? Sì, hai ragione, ma sinceramente a me Isabella non piace, non la vedo nel personaggio. Sebbene che preferisco Carla, che è molto più espressiva. Sì, ma Isabella ci tiene tanto e lo sa che non posso dirle di no. E poi, visto che come produttore ci metto i soldi, potrò avere un po' di voce in capitolo o no? Beh, se la metti così, allora la risposta è no. Un film che vi svelerà i mali e i compromessi del mondo dello spettacolo. Senti, facciamo così, tu sei regista e ti rispetto, però prova almeno a venirmi incontro. In che senso? Spiegami meglio. No, pensavo che magari potremmo trovare una soluzione accomodante. Per esempio, che ne so, il debutto con Carla e poi tutto il resto della settimana va in scena Isabella. Beh, non mi sembra male, ma potremmo anche fare che la settimana la facciamo con Carla e la prima con Isabella. La prima con Isabella, nei cinema. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Nei cinema. Carla e Brigitte sono due genitori modello e hanno cresciuto i propri figli a Pan e Sport. Caro, come sono andate le gare dei ragazzi? Una vera sofferenza, ma sono andate bene. Tutta la famiglia vive con apprensione le gare di atletica a cui prendono parte i giovani Otto e Franz. E quindi racconta, dai. Beh, Franz ha vinto tutte e cinque le prove del pentathlon e nel tiro con l'arco ha addirittura fatto tutti i centri. E Otto? Otto ha faticato un po', soprattutto nella partita di tennis. Un film sulla metafora della vita rappresentata dallo sport. In che senso ha faticato? Nel senso che è arrivato all'ultima battuta dell'ultimo set in perfetta parità. Cavoli, deve essere stata una vera sofferenza, povero Otto. Sì, l'avversario era molto forte, ma ha tenuto duro e alla fine, per una palla, Otto l'ha spuntata.
Una pallottola spuntata nei cinema. Sei, 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 1-0. Nei cinema. Franco Masetti, un calciatore dello strano linguaggio aulico. Bravo Franco, ieri hai segnato 3 gol. Il cor mi diceva che l'agone sarebbe andato egregiamente. Ma quindi te segui proprio quello che ti dice il cuore? Sì, ho vinto perché il cor diceva vinci. Il cor diceva vinci, nei cinema. Nei cinema. Mortimer ha un'enorme fazienda con centinaia di lavoranti. Un giorno riceve una visita inattesa, l'amato fratello Winnegar, che non vede da 20 anni. Winnegar, che piacere vederti, sei in forma splendida. Anche tu non scherzi. Beh, qui si sta una favola. Ma piuttosto, quanti animali hai morti? Oh, tantissimi, Winnie, tantissimi. Dimmi, vacche ce ne hai? Certo, ho vacche, maiali, buoi, cavalli, capre, montoni, bufali. Scusa, che hai detto dopo buoi? Dicevo che ho vacche, maiali, buoi, cavalli, capre, montoni, bufali. Non ho capito cosa hai detto dopo buoi. Vacche, maiali, buoi, cavalli. Cavalli, hai detto cavalli? Sì, non avevi capito? Eh no, mi sbigli. Quando dici cavalli non si capisce mai. Ma ce l'hai sempre avuto questo problema, fin da quando eravamo bambini. L'hai sempre sussurrato. L'uomo che sussurrava cavalli, nei cinema. Sei, 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 1-0. Nei cinema. Un film che vi terrà incollati alle poltrone, un horror terrificante che vi toglierà il respiro. Giustino Filotti e Peppe Lomazzo sono due rinomati e stimati pasticceri. Ecco i suoi bignè, signora Cartui. E questa è la Sacher che le piace tanto, professor Dermosco. In realtà i due gestiscono un laboratorio dove succedono cose mostruose. Peppe, cosa stai facendo? Scusa, lo sai che non resisto alle tentazioni, è una mia debolezza. Non vorrei, ma poi sento quella vocina nella testa che mi dice fallo, e fallo. Allora, io riempio di panna avariata una torta. La vita di tutti i giorni continua e due orchi conservano una facciata normale. Ecco la torta alla panna per il compleanno di suo figlio, signora Filozzi. Stasera grande festa, vero? Arrivederci. Giustino, ma che diavolo hai combinato? Hai dato alla signora Filozzi la torta con la panna avariata. È un disastro, ci scopriranno. Tutti sapranno chi siamo veramente, ci hai rovinato! Non ti preoccupare, risolvo io la situazione a modo mio. So dove sono, nessuno li sentirà urlare. Intanto in casa Filozzi, i familiari ignari si accingono a festeggiare quello che pensavano fosse un tranquillo compleanno. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. Fermi, nessuno si muova. Signora Filozzi, poc'anzi in pasticceria ha sbagliato pacco. Le ho portato ora la torta giusta. Nessuno si azzardi ad aprire quell'altra, eh? Non aprite quella torta! Non aprite quella torta, nei cinema. Radio2pod.rai.it